It's time, è arrivato il mio Pebble Time, ultima generazione di smartwatch Pebble, che su Kickstarter ha avuto un successo enorme. Hanno raccolto oltre 20 milioni di dollari. Tra quei 20 milioni di dollari c'erano anche i miei, e quindi, essendo uno dei primi finanziatori, sono anche uno dei primi a ricevere l'orologio. Il pacco è arrivato oggi con Corriere, e adesso lo aprirò insieme a voi per scoprire cosa c'è al suo interno. Ok, facciamo un unboxing così brutale, senza tanti fronzoli, come senza fronzoli è anche la confezione di Pebble, confezione in cartone, semplicissima, utilizzata così per fare la spedizione, per il quale vi dirò, ho dovuto pagare anche la dogana, purtroppo, però così è e non si può fare altrimenti. Allora, apriamo e vediamo subito all'interno cosa c'è. Ho spostato anche il cavalletto nel frattempo, vabbè, eccola qua, la confezione. Allora, manualetto di start rapido in inglese, cinese, insomma tutte le lingue, però è assolutamente inutile. Informazioni sulla garanzia, anche in questo caso non andrò sicuramente a leggerle. Eccolo qua, l'orologio Pebble Time. È cambiato profondamente rispetto al suo predecessore, che ho avuto modo di recensire l'anno scorso, Pebble Steel, che poi è la seconda versione del Pebble originale. Questo cambia perché innanzitutto ha un display sempre e-ink, ma a colori, ed è un pochettino più smartwatch di quello che era il precedente, che permetteva di fare sì tante cose, ma non quello che un utente ora si aspetterebbe da un normale smartwatch. Nella confezione poi non abbiamo molto altro, perché vedo che qui, oltre all'orologio, c'è solamente il cavo di ricarica. Anche in questo caso mi sembra di vedere che sia un cavo di ricarica magnetico. Verifichiamo subito. I connettori sono qua sotto. Sì, in effetti è magnetico ed è sempre una gran bella comodità, come mi sembra che sia molto comodo il fatto che il cavo è piatto ed evita così fastidiosi grovigli e nodi. L'orologio è questo, la cassa questa volta è totalmente in plastica, c'è poi una versione anche steel che uscirà un pochettino più tardi, questa è la prima versione. C'erano tre colori disponibili, il nero che poi in realtà è un grigio, quasi sembra un grigio siderale, io l'ho scelto per questo, perché come vi ho detto è un colore che mi piace sempre molto, però c'era anche in rosso e in bianco. Il cinturino è in silicone. Ma è anche gradevole, devo dire, molto gradevole da toccare, molto morbido. È un cinturino che si può estrarre facilmente, almeno mi sembra di vedere che qua ci siano delle levette per l'estrazione rapida. Sì, infatti, si può tranquillamente estrarre, quindi immagino che si potranno poi sostituire con braccialetti compatibili che usciranno successivamente sul mercato. Sul retro noto che c'è la dedica per chi ha acquistato questo Pebble su Kickstarter, e quindi una piccola differenza rispetto a chi andrà a acquistarlo poi successivamente sul sito, e c'è l'indicazione di impermeabilità fino a 30 metri. Sulla parte laterale troviamo un tasto che probabilmente è anche quello di accensione, molto simile al precedente modello, e qui abbiamo i classici tre tasti con cui si può navigare sull'interfaccia e tra le varie notifiche. Come sempre togliamo questa fastidiosa pellicola, così possiamo vedere meglio lo schermo. Allora, io adesso andrò a fare una prima configurazione. Non la farò comunque con il mio fidatissimo iPhone 6, che tra l'altro sto utilizzando per fare le riprese video in questo momento, che come vi ho detto è un unboxing così al volo, ma utilizzerò invece un telefono Android. Perché? Perché l'applicazione Pebble Time è già disponibile sui dispositivi Android, mentre sui dispositivi Apple è ancora in fase di revisione. Pebble da questo punto di vista si è anche lamentata perché pare che Apple stia facendo un po' di ostruzionismo, tant'è che per adesso, se non si ha un dispositivo Android, al momento l'orologio è praticamente inservibile. Andiamo quindi a vedere velocemente una prima configurazione. Ok, allora, questa è la nuova applicazione. Sì, ce l'ho il Pebble. Ok, nel frattempo cos'è successo? Ho fatto un taglio perché l'iPhone nel frattempo si è scaricato naturalmente, quindi ho dovuto collegarlo ad una batteria portatile. Comunque riprendiamo il nostro discorso.
Proviamo a fare una prima configurazione con l'applicazione per Android che andrò ad avviare. Ecco qua, adesso mi chiede la lingua, italiano. Ok. Purtroppo non so la velocità di connessione perché al momento nel luogo in cui sto facendo le riprese la mia ricezione telefonica non è ai massimi e quindi probabilmente ci sarà un attimino da pazientare. Adesso provo ad accendere il Pebble. Ok. Ok, allora devo dire che questo unboxing non è stato fortunatissimo, ho avuto qualche problema con l'accoppiamento, ho dovuto ripristinare un paio di volte il Pebble, ma credo che la colpa sia per una connessione internet non sufficiente. Ad ogni modo, adesso ce l'ho fatta, sono riuscito ad accoppiarlo all'applicazione per Android e ho fatto il primo avvio. Tra l'altro ho riscontrato positivamente che rimangono in memoria le impostazioni del vecchio Pebble, quindi ho trovato dentro le mie vecchie impostazioni, Watch Faces e alcune applicazioni che avevo installato. Per farvi vedere lo schermo, però, ho installato un paio di Watch Faces a colori. Spero che riusciate a vederla bene. Lo schermo è, come vi dicevo prima, un e-paper a colori, non è più in bianco e nero come era il precedente. Un gran bel passo avanti dal punto di vista della grafica, che è sicuramente migliorata rispetto a quello a cui eravamo abituati col precedente modello. Il principio di funzionamento dell'interfaccia più o meno è la stessa, è cambiato qualcosina, c'è adesso una grafica più accattivante e delle animazioni. Io ho installato, come dicevo, un paio di Watch Faces nuove, quella che avete già visto si chiama Enigma, mentre l'altra, sempre a colori, è la... Vediamo se la trovo. Dovrebbe essere questa qua. Infatti, eccola qua. Naturalmente la scelta è amplissima, poi avrò tempo di sfogliare fra le migliaia di Watch Faces già presenti. C'è la possibilità anche, tra le altre cose, di installare qualche simpatico giochino, che ora anche in questo caso è a colori. Dunque, che dire, sono davvero incuriosito da questo Pebble che promette davvero bene. Attendiamo però, almeno io attendo che esca l'applicazione per iPhone per poterlo usare appieno, conoscere tutte le sue funzioni, funzioni che naturalmente vi racconterò nella recensione scritta su Pensare Mac e qui sul canale di YouTube. Un saluto dal vostro Manuel Agostini e ci vediamo alla prossima. Ciao!